Palla per Bowers, Gigli, Bulleri, prova la penetrazione, ancora per Raymond. Raymond si alza da tre. BJ Raymond! BJ Raymond! 75-73 FMG, adesso il palazzetto è una bolgia. La Orsi porta palla in avanti. Brooks. Con Brooks, penetrazione, carico fuori, forse passi per Marks, 12 secondi, 26 sul cronometro, Marks prova la tripla, la mette, l'ha messa, clamorosa, un canestro devastante, ha messo un canestro clamoroso Marks, ha messo un canestro clamoroso, 75-76, la palla ha fatto una parabola assurda, sì. Ha tolto le ragnatele dal soffitto, un canestro, ha tolto le ragnatele dal soffitto, non so se dire che campione o che... Non lo so Matteo, comunque sta di fatto che ci ha provato ma noi Matteo la palla sanguinosa è quella persa prima, però è veramente la palla sanguinosa è quella persa prima Matteo, sì. Comunque vabbè, Matteo non so adesso un momento non so quale parole spendere, speriamo che si concluda al meglio per noi. Mancano 23 secondi e 8 al termine proprio della partita, la palla nelle mani di Ferentino. Adesso non so il coach Cavina come disegnerà la difesa per quanto riguarda questo possesso di Ferentino, che cosa chiederà ai suoi, se lasciarli tirare, se spendere un fallo, ancora non lo sappiamo Matteo, staremo a vedere, vediamo chissà, un po' chissà se come succederà, come andrà a finire, se proverà a difendere nei 24 secondi o se Ferentino cercherà un tiro veloce. 75-76, 76 per la Orsi, rimessa nelle mani della FMC, 23 secondi da giocare, il pubblico si fa sentire. Speriamo bene Matteo, non voglio guardare. Neanch'io. Non voglio guardare. Rimessa per Bowers, va nelle mani di Gigli, attacca Bowers. Tortona sembra non spendere fallo, Ferentino andrà fino in fondo nelle mani di, con la palla in mano a Bowers, che probabilmente chiamerà un blocco o forzerà la penetrazione. Bowers prende il blocco da Raymond, Bowers ancora, subisce fallo. È il quinto anche per lui. È il quinto per Brooks, fuori Brooks. Mancano 7 secondi, due tiri per Ferentino. Riprende questi ultimi secondi. Bowers che si avvicina alla linea del tiro libero, un po' claudicante per una ginocchiata presa. Due tiri per Tim Bowers quando mancano 7 secondi al termine della gara. È cardiopalma, Matteo, chiamala come vuoi, insomma. Sì, abbiamo difficoltà a parlare. È buono il primo. È buono pure il secondo. Time out per la Orsi, disegneranno l'ultima rimessa. Mamma mia che ansia ragazzi, aggiorniamo per chi fosse collegato adesso su Radio Ferentino, la situazione Ferentino è questa, vai Matteo. È entrato nell'ultimo periodo con ben 12 punti di vantaggio, una partita che stava gestendo e che sembrava chiudersi positivamente. Tortona, bisogna riconoscerlo, ha avuto un quarto veramente d'orgoglio, ha realizzato solamente in questo quarto 22 punti. Ferentino invece è riuscito ad andare a referto con 11 realizzazioni, Tortona si è rifatta sotto, addirittura è riuscito ad andare più uno dopo una serie di attacchi concitati, subisce il fallo Bowers a 7 secondi dalla fine, 2 tiri liberi 2 su 2, Ferentino più 1 a 7 secondi dalla fine, palla in mano adesso per Tortona in uscita dal time out. Come possiamo commentare questi momenti? Matteo non lo so, adesso non so spiegartelo, comunque il basket è lo sport più bello del mondo anche e soprattutto per questi motivi. Certo. La partita non è mai finita. Tortona durante il match ha sempre rincorso, ma ha sempre dato l'impressione di non mollare. Non abbiamo sbagliato il pronostico, Matteo. Sapevamo che Tortona era una squadra difficile e ci avrebbe messo alle corde. Comunque siamo 77-76, mancano 7 secondi, la palla è nelle mani di Tortona. Speriamo bene. L'importante è non spendere il fallo perché siamo entrambi in bonus e non dobbiamo... Reati, rimessa, palla alle mani di Spissu, palla ancora per
Marx da tre, sbaglia, rimbalzo di Bolleri, Garri, è finita! Abbiamo vinto e vince la FMC, parte a casa 77-76, una partita giocata fino all'ultimo sangue, fino all'ultimo respiro, noi in diretta, sudati, senza respiro, grazie Matteo, è stata una partita intensa, FMC vince 77-76, al termine di una partita combattuta con il coltello in mezzo ai denti. Tortona ci aveva quasi fatto la bua, sì. Quasi, ci è mancato pochissimo, ce la siamo vista brutta, ma siamo riusciti a portarla a casa. Mi scuso con l'entusiasmo, ragazzi, ma il palazzetto è stato fantastico. Siete stati collegati con Radio Ferentino e ringrazio ancora Matteo Basilio, grazie, Questone, grazie a te, Carletto, grazie Andrea, ringrazio i nostri web ascoltatori, ragazzi, forza FMC, questa è una vittoria importantissima che ci fa agganciare con Tortona. Quinta vittoria consecutiva per Ferentino che non si ferma qui. Non si ferma qui. Però li superiamo per gli scontri diretti per la differenza canestri, no? No, purtroppo no. Non li superiamo, sì, perché abbiamo vinto di un solo punto, giusto? Però okay. Comunque questa è una vittoria che dà morale e fa vedere che Ferentino è una delle candidate. Matteo, la fibrillazione. Mamma mia. Pressione a 180, penso. Benissimo, bene. Ragazzi, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima partita. Vi terremo aggiornati, radioferentino.it, FMC vince, forza Ferentino. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti.